introdurre la serata, un breve video di 2 minuti che ci hanno mandato da Narni, provincia di Terni, dove in questo momento, in contemporanea non voluta ma è così, stanno presentando un nuovo video, un nuovo docufilm sulla figura di Gadamerà, che è un altro importante condottiero di Ventura, come forte braccio da Montone, anche lui umbro perché è nativo di Narni, e la stessa casa produttrice qualche anno fa ha realizzato un docufilm sulla vita di Fortebraccio di Da Montone, e quindi abbiamo sentito i registi e il produttore e sono stati ben lieti di mandarci questo breve riassunto. È un trailer che riassume un po' le biografie cinematografiche che hanno dedicato a dei condottieri del Rinascimento, in particolare quello umbro, perché la Tana e Film Production è una casa di produzione di Narni. Oltretutto c'è un altro nesso, perché Gadamerà, diciamo che è cresciuto un po' alla scuola militare di Fortebraccio da Montone, condividendone anche, diciamo, la giornata peggiore della sua vita, come poi ci racconterà Marco Ruffini fra pochi minuti. Allora, intanto introduco l'autore, Marco Ruffini, ci onoro della sua presenza perché viene da Perugia, quindi col treno. Col treno è un bel viaggio. Allora, io comincerei subito a chiedere all'autore, dal momento che coltiva la storia per passione, ha coltivato la figura di Andrea Fortebracci, questo è il vero nome di Fortebracci da Montone, sempre per passione, perché in realtà tu nasci avvocato, sei stato responsabile dei servizi giuridici della Regione Umbria e negli ultimi anni, oltre alla passione per la storia, per queste figure di condottieri, queste grandi figure storiche della tua regione, ti sei dato un po' anche al cinema, che è l'altra tua grande passione, perché Marco Ruffini è uno dei fondatori dell'Umbria Film Festival, ripeto per inciso. Allora, perché sei stato folgorato sulla via di Damasco, sulla via di Montone, da questa figura di un condottiero, al di là del fatto che è un tuo conterraneo? L'occasione è nata proprio da questo piccolo festival, che però ha molta qualità, perché il nostro presidente è Terry Gilliam. Anche quest'anno è venuto Stephen Frears, l'anno scorso è venuto Mike Lee, sono venuti i più grandi, Darden, Ken Loach, eccetera. Questi grandi sono venuti perché loro apprezzano questi piccoli festival, anche se... E quindi questo festival si svolge proprio a Montone, che è insieme a Perugia la patria di questo personaggio. E io, frequentando questa cittadina, che è bellissima, mi consiglio di andarla a vedere, non vorrei sembrare che faccio pubblicità, però sì, perché è rimasta, direi, intatta nella sua medievalità, è una delle cittadine, chiamiamola, che ha conservato di più questo carattere. Gioco forza, perché si trova in cima a un colle con delle cinta murarie molto robuste, per cui tutte le brutte cosine che fanno a livello edilizio l'hanno dovute fare un po' più a valle, più in basso, e quindi questa acropoli con mura così forti e possenti si vede. Quindi ho cominciato per curiosità, frequentando come organizzatore di questo festival di cinema Montone, ad approfondirlo, perché per me, come per tanti, era soltanto un soldato di Ventura. Poi naturalmente questo nome, che braccio forte braccio suona anche bene, c'è un gioco quasi di parole, è diventato il nome di qualche sodalizio, di qualche società sportiva, magari di qualche pizzeria, non so, e così via. Però ho avuto la possibilità di approfondire, anche perché era stato fatto un buon lavoro di revisione delle sue carte, perché lui è stato un grande antesignano dell'informazione e quasi dell'informatica, direi, no? Della comunicazione, quindi ha avuto una capacità eccezionale di creare una rete informativa che lui controllava con notevole capacità. E poi anche l'Istituto di Storia Patria a Perugia, e ho
comune stesso, e poi noi abbiamo un'antica biblioteca che si chiama Biblioteca Augusta Perugia, dove ancora si possono trovare e consultare le fonti. Beh, quello che mi ha fatto decidere, io sono soltanto uno che fa narrativa, non sono uno storico, naturalmente a questo libro ho lavorato 5 anni più o meno, per crearmi un'idea, per incrociare le fonti, per ascoltare qualcuno che sapeva ben più di me, quindi amo molto anche fare le interviste, sono un po' assillante a volte nelle interviste, e poi amo i sopralluoghi, amo anche la narrativa, le fonti più semplici, anche le fonti locali di piccoli appassionati che spesso hanno qualche piccolo condimento in più rispetto alla storiografia ufficiale più canonica, con dignità scientifica, insomma. E che cosa è accaduto? Che approfondisci oggi, approfondisci domani, io mi sono reso conto di una cosa, che questo personaggio è un personaggio di dimensione gigantesca, che a mio avviso è stato in qualche modo vittima di, una dannazione, dannatio memoriae, perché lo si conosce molto poco. Ed allora questo romanzo, che rimane comunque una biografia romanzata, però basata su fonti, basata su elementi, è chiaro che molte cose te le devi inventare, molte sfumature devi sviluppare, però c'è una base che anche degli storici hanno riconosciuto, io sono molto quasi fiero di dire, no, che ha una credibilità anche dal punto di vista storico. Da ultimo il professor Dondarini, che insegna storia medievale all'Università di Bologna, per esempio, e che ha inserito questo libro, questo evento, anche nella loro festa della storia, che fanno oramai da più di 10 anni, credo, che organizzano Bologna. Ecco, mi sono accorto che questo personaggio era percepito e conosciuto sommariamente solo come un capitano di ventura. Tra Gattamelata e lui la differenza è enorme, perché Gattamelata è uno che puntava ai soldi, puntava al potere, puntava soltanto, era come uno di questi giocatori di calcio, appunto, che non a caso venivano qui, che magari ogni anno cambiava squadra per spuntare un miglior contratto, che era capace anche di cambiare squadra a metà dell'anno se trovava un'offerta. Cioè, questi personaggi sono solo dei capitani di ventura, mentre Braccio, che era di una famiglia nobile decaduta, vive in qualche modo un revanchismo rispetto a questa sua disgrazia familiare anche, e comincia, ridotto quasi in povertà e minacciato dai nemici della sua famiglia, una sorta di formazione. Quindi il romanzo è sempre un po' anche un romanzo di formazione, e partendo dal soldato semplice, diciamo, di Montefeltro, e poi diventando capitano, e poi diventando un capitano famoso in tutta Italia, perché veniva chiamato l'Invincibile. Ma questa è solo la partenza, perché lui nel tempo concepisce dei sogni addirittura forse più grandi di lui, prima di rientrare intanto nella sua patria regionale, chiamiamola, quindi Perugia e Montone, ed è l'unico signore di Perugia, perché Perugia prima è stato libero comune, poi sempre il Papa, il dominio pontificio, che i nostri risorgimentali hanno chiamato il gioco pontificio, che Braccio è l'unico che si è emancipato dal gioco pontificio ed è stato signore, purtroppo, credo io, tutto sommato, per un periodo abbastanza breve. Quindi è molto affascinante, e io qui a Milano vorrei prendere lo spunto, però c'è anche gli Sforza in fondo hanno fatto un percorso simile, perché Braccio era in qualche modo quasi gemellato con Muzio Attendo, lo Sforza, addirittura loro erano stati destinatari di una profezia che poi si è avverata dolorosamente, crudamente, perché una di queste come si chiama, streghe o chiromanti, aveva predetto che sarebbero morto uno, sarebbe poco dopo morto anche l'altro. Muzio Attendo, lo Sforza, è stato a volte suo alleato, a volte suo avversario. Morì affogato in un fiume di Ganuzzo. Poco dopo toccò Braccio. Quindi, però, al di là di questa interessante coincidenza, poi subentrò il figlio Francesco, ma sappiamo che insomma gli Sforza, partendo come soldati di ventura e partendo come capitani, sono diventati quello che sono diventati, e qui a Milano esiste un castello sforzesco,
Ecco, forse è questo l'accostamento che ha più senso. Lasciamo perdere i Piccinino, i Giovanni Acuto, i Gattamelata, che erano gentaglia, sicuramente valorosi, sicuramente dei combattenti, ma qui parliamo di altra stoffa, di Sforza e Forte Braccio, parliamo di gente che poi è entrata in una dimensione politica anche molto raffinata, che è stata in qualche modo, che ha preceduto la dimensione machiavellica del principe anche. Non dimentichiamo che Braccio a Firenze era di una popolarità assoluta. C'è una famosa ritornello: Braccio valente vince ogni gente, Papa Martino non vale un quattrino. Sono i fiorentini che la tirarono fuori perché lo amavano. E Firenze è stata sempre neutrale, sempre un po' nascosta dietro a questo uomo, perché immaginava che potesse, ecco, diventare addirittura re. Re di un'Italia che va dal Po al sud, escludendo Milano, escludendo Venezia, naturalmente. E lui è arrivato veramente a un passo dal coronare questo sogno enorme, perché è stato governatore di Roma, governatore dell'Abruzzo, principe di Capua, conte di Foggia, e la sua sfortuna forse è stata che a un certo punto i banchieri tedeschi, come oggi la Bundesbank, hanno deciso che lo scisma doveva finire. Sono riusciti a far convocare a Costanza un concilio che ha ricomposto lo scisma, è venuto fuori un unico papa appoggiato fortemente e molto ricco di mezzi che gli fornivano un po' in tanti, e questo unico papa è stato, ha visto in Braccio il nemico numero uno, perché in Braccio si era preso anche il patrimonium petri, tutto il, quasi tutto il, lo Stato Pontificio cosiddetto, si era preso le Marche, l'Abruzzo, il Lazio, era arrivato appunto in Puglia e fino, e stava per prendersi anche Napoli, che era debole perché aveva una dinastia regnante molto debole e molto in crisi. Ecco, questo è il primo pezzo, diciamo, però mi piace questo accostamento. Nel libro poi c'è addirittura un dialogo tra Muzio, attendo lo Sforza, e Braccio, io parteggio un po' per Braccio, forza Perugia, però rimane che gli Sforza sono gli unici soldati di Ventura e capitani di Ventura che possono essere accostati a Braccio nella dimensione politica e anche poi amministrativa, che è interessante, è stato un abilissimo amministratore, sia pure per poco. Io l'ho chiamato un'era fulminea quella di Braccio. È un nucleo forte di quelle che venivano chiamate le lance spezzate. Le lance spezzate sono i nobili, i cavalieri che hanno avuto problemi con la loro patria natale, che sono stati scacciati, che sono esiliati, quindi è tutta gente che ha una forte istanza anche etica e non soltanto militare o economica, finanziaria, eccetera. Aggiungo che, come tu dicevi prima, è vero che ancora non c'era un vero e proprio, però l'Italia era sempre stata invasa da singoli, era suddivisa, tagliata, e non dimentichiamo che in quel periodo c'erano dei personaggi che già parlavano di scacciare dall'Italia le peregrine spade, così vengono chiamate. Personaggi come Santa Caterina, Caterina da Siena e Petrarca, erano, anche loro avevano questo sentimento nazionale che Braccio raccoglie. È evidente che questo è un personaggio di chiaro oscuro, evidente che è un personaggio con una forte volontà di potenza, di affermazione, una forte chiave personalistica, ma rimane, che a mio avviso, è quello che per primo da italiano ha concepito in maniera seria un regno italico ed è arrivato ad un passo da realizzare. Hai messo, suppongo, altra carne parlando della profezia, perché è vero che tu non sei uno storico, però hai fatto approfonditi studi, ti sei confrontato con degli studiosi accademici di prestigio, quindi anche per, come dire, la volontà di proporre un libro, uno scritto che oltre a deliziare, perché io l'ho letto, quindi lo posso dire, ti appassiona perché ci sono i dialoghi costruiti bene, qui si vede questa passione per il cinema o forse per quella del tribunale, no? Dove vedi il dialogo. E poi diciamo a questo aspetto, diciamo, drammatico che funziona dall'inizio alla fine, quindi ci sono dei piccoli quadri delle scene, questo gusto proprio scenografico dei quadretti che poi passano da una all'altra relazione, c'è anche la credibilità della situazione politica, perché è chiaro che dove le fonti tacciono
tu puoi operare nel romanzo. Però cioè, è indubbio che la dualità tra lo Sforza e Braccio, che tu usi un po' come uno dei fil rouge portanti del romanzo, è confermata dallo stesso Machiavelli e, sì, e poi, sì, vabbè, letteralmente anche da Manzoni nel Conte di Carmagnola. Proprio io penso a Machiavelli, che sia nei Principi che nelle Storie fiorentine li mette insieme, dice che erano arbitri, Braccio e Sforza, arbitri d'Italia in quel momento. Quindi, visto la carriera che ha fatto Sforza, mettiamoci una componente di fortuna, perché... ma abilità forse uno che si è anche accontentato rispetto a Braccio, perché Braccio veramente aveva, a un certo punto aveva un sogno che lui chiamava il grande sogno, ma era veramente abnorme, quasi come sogno, non era semplice da realizzare in quel momento, e poi lui appunto si è trovato davanti contro delle forze, insomma questo Papa insieme all'imperatore tedesco è riuscito a coalizzare una crociata contro di lui, e quindi all'Aquila, che era la Clavis Regni, come disse lui, perché in quel momento la parte del nord centrale della penisola si collegava col sud attraverso la via dell'Abruzzo, quella che passa da Sulmona, perché dalla parte di là c'erano le parti pontine che erano impraticabili, e quindi l'Aquila era la chiave. Lui all'Aquila fa un'ultima battaglia, e aveva 56 anni, se ricordo bene, poi ogni tanto mi dimentico qualche particolare, sì, 56, e abbiamo un buco nella storia medievale, perché l'unica fonte esauriente, ampia e di livello è una biografia della fine del Cinquecento dell'umanista Antonio Campana. Questa biografia di un professionista delle biografie, abituato a lavorare su committenza, su commissione, è commissionata, indovinate da chi? Proprio dai Baglioni, da quelli che più di tutti l'hanno tradito, perché dopo tanti anni dalla sua morte, questo invincibile era ancora più invincibile, perché sì, sul campo era stato vinto, ma come figura, come mito, e anche come disegno politico risultava scomodissimo, stava sullo stomaco di questi suoi pretesi successori che non mi sono mai succeduti, perché non sono riusciti mai a diventare signori.